Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Allora, quello che è accaduto la settimana scorsa, quello che sta per accadere domani, il fatto che si arrivi a un terzo di campionato con il completamento della partita di domani, mi hanno indotto a sostituire il validissimo Stefano Comuzzo, che ricomincerà da sabato prossimo a parlarvi dell'avversario di turno. Volevo dirvi questo: innanzitutto abbiamo passato la seconda settimana consecutiva di lavoro sostanzialmente al completo, cercando, o meglio dire, praticando con i giocatori, oltre che concetti cestistici, anche un concetto molto nobile e molto poco praticato nel nostro paese, che è quello di una sana e onesta vergogna. La vergogna è un sentimento nobile, perché è la consapevolezza di essere venuti meno a un impegno preso innanzitutto con noi stessi, secondariamente con le persone che ci pagano e soprattutto con il pubblico che viene a vederci. Lo sforzo che abbiamo fatto è notevole, perché viviamo in un paese in cui la vergogna non è molto frequentata. Viviamo in un paese in cui gruppi di divorziati passeggiano sotto le finestre del Papa in nome della famiglia. Viviamo in un paese in cui si scopre che qualcuno ti ha comprato a tua insaputa, da Ministro della Repubblica, un appartamento di 2 milioni di euro e lo si anche dichiara. Quindi, ribadisco, in un paese in cui la vergogna non è molto conosciuta, noi abbiamo cercato di praticarla, perché deve essere soltanto la consapevolezza di essere venuti meno degli impegni presi nei confronti di noi stessi e delle persone che ho citato prima, può essere una buona spinta per capire quello che è successo. Con l'aiuto dei giocatori, con l'aiuto del mio staff, credo di avere un quadro molto chiaro di quello che è accaduto. E con questa consapevolezza ci approssimiamo a una partita tradizionalmente molto importante contro una grande avversaria con la quale in questi anni abbiamo condiviso molto. Perché con Treviso abbiamo condiviso nei 2 anni scorsi la scelta di puntare su dei gruppi di giovani da crescere, ed è stata una scelta che, se nella stagione regolare ha premiato Treviso, che ha sempre fatto stagioni regolari nettamente migliori delle nostre, quando contava abbiamo sempre eliminato Treviso, quindi abbiamo fatto meglio di loro nel momento clou della stagione. Siccome né noi né Treviso siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che desideravamo raggiungere, che era quello di andare in Serie 1, perché tutte e due le società, così come anche Trieste, così come anche Verona, meriterebbero questo un palcoscenico diverso, tutte e due le società quest'anno hanno scelto di andare su una strada diversa, cioè di integrare anzitutto una modifica sostanziale del roster. Credo che sia noi come loro abbiamo cambiato il 50% della squadra, di andare verso giocatori più rodati, quindi Musso, quindi Antonutti, e i nostri li conosciamo già, quindi non ha senso citarli. E paradossalmente tutte e due le squadre hanno avuto una prestagione particolarmente complicata, perché loro hanno perso Antonutti e Imbrò, credo. No, Antonutti e Fantinelli, chiedo scusa, per un lungo periodo. E leggevo un'interessante intervista di Stefano Pilastrini, che allena la squadra con un'ammirabile, diciamo così, creatività. Questa è una pallacanestro nella quale si gioca molto standard, invece Stefano allena sempre le sue squadre con idee particolarmente interessanti, che quindi nel momento in cui vai ad affrontarlo impari. Anche loro, nell'intervista che leggevo, hanno sostenuto problemi analoghi ai nostri, cioè una rosa modificata, degli infortuni importanti che ne hanno rallentato il processo di crescita. Lui parla di 3 settimane, che va a completarsi con la partita di domenica, è la 3ª settimana di lavoro al completo, la nostra è la 2ª, quindi siamo una settimana indietro rispetto a Treviso. E siccome dobbiamo anche cercare di astrarci da quella che è la valutazione di 10 minuti negativi, clamorosamente negativi, mi viene anche di pensare che a fronte delle stesse difficoltà, 2 squadre ambiziose abbiano risolto una il problema con 4 vittorie e 5 sconfitte, noi con 7 vittorie e 2 sconfitte. Quindi al momento l'aver affrontato problemi analoghi
in questa prima parte, in questo primo terzo di stagione, noi siamo stati più bravi di loro. Lo dicono i numeri, non lo dico io. Io credo che la consapevolezza del valore di Treviso e la consapevolezza di essere venuti meno in un quarto-quarto da... mi sono portato i numeri, anche se mi dovete scusare non vedo, da 37 a 13 credo, benissimo, dove venendo da tre quarti nei quali loro ne avevano segnati complessivamente 39 e che non ha giustificazioni di nessun genere, un giudizio negativo che coinvolge l'allenatore e i giocatori in ugual misura, dove chi ha voluto, diciamo così, affrontare questo fatto assolutamente stupefacente, sconvolgente, in maniera seria, è stata la persona più seria che ho mai conosciuto in vita mia, che è Gianluca Basile, che ha fatto un'intervista molto serena con Repubblica, chiarendo che purtroppo può accadere, ma è chiaro altrettanto che a fronte di un record di 7 vinte e 2 perse, noi non possiamo permetterci, proprio per il rispetto che abbiamo nei confronti di noi stessi, del lavoro che facciamo, delle persone che ci pagano, delle persone che vengono a vederci, di fare quello che alcuni desidererebbero facessimo, cioè mandare a monte una stagione intera per 10 minuti giocati in una maniera inqualificabile. Lo sport per fortuna ci offre la possibilità già domenica prossima, attraverso una buona prestazione di durata superiore a quelle che abbiamo avuto fino adesso, perché non dimentichiamoci che il problema che abbiamo analizzato non riguarda soltanto gli indecorosi ultimi 10 minuti contro Ravenna, ma riguarda, credo, 6 ultimi quarti persi su 9 giocati, e questo è un dato di medio-lungo periodo che ti aiuta anche a capire determinate situazioni, non soltanto fisiche, perché non sono soltanto fisiche. A fronte di queste consapevolezze, a fronte della consapevolezza che abbiamo lavorato seriamente fino adesso, e a fronte della volontà di non mandare a monte, come alcuni desidererebbero, una stagione fino a questo momento affrontata con grande serietà, e non alla luce del valore assoluto della squadra, ma alla luce del valore relativo prodotto fino a questo momento, causa problemi che abbiamo condiviso con altre squadre, come ad esempio Treviso, una stagione cominciata con un record di 7-1 più tre quarti, no? Perché sarebbero bastati 10 minuti normali per essere qui a parlare di un record attuale di quasi il 90% di vittorie, cosa che non abbiamo mai fatto negli anni precedenti, non ci autorizza a mandare a monte una stagione intera, perché ricordo anche che nell'intervista, nell'ammirabile intervista di un uomo vero come Gianluca Basile, non di un corvo, Gianluca dice che il meno 37 in un derby mandò a monte una stagione intera. Noi non abbiamo nessuna intenzione di mandare a monte la stagione. Abbiamo intenzione di valutare quello che abbiamo, valutare quello che manca a fronte di una squadra molto rinnovata, e di andare avanti seriamente cercando di raggiungere un obiettivo che tutti sanno essere difficile, perché una promozione su 32 è molto complicata. Siamo in questa Serie A2, nell'ultimo triennio, la squadra più continua in termini di risultati, perché siamo arrivati una volta secondi, una volta terzi. Treviso è arrivata sempre dietro di noi, Trieste è arrivata seconda l'anno scorso, ma l'anno prima, 2 anni prima, non aveva fatto nemmeno i playoff. E quindi continuiamo seriamente a fare il nostro mestiere, nella consapevolezza di aver mancato gravemente, e con la serenità e la gioia di avere domani un'opportunità per rimettere le cose a posto. Contro una squadra che in questo momento, ribadisco, attesa come noi a un campionato di vertice, c'ha 4 vinte e 5 perse. Se ci sono domande, io sono qua. Qual è la difficoltà nel tenere insieme tutto un ambiente usando bastone e carota, quindi dire da un lato siamo stati indecorosi, dall'altro lato appunto dire però non facciamo così schifo come abbiamo fatto negli ultimi 10 minuti. Qual è la sensazione che è più forte quando si affronta tutto? Dire siete stati bravi fino a 10 minuti o siete... No, noi abbiamo, anzitutto questo è uno dei grandi problemi del mio mestiere, che molti che scrivono, diciamo, riducono a,
così, a delle liste di giocatori piuttosto che a operazioni di mercato, piuttosto che a esoneri, tagli o crocifissioni. Il mio mestiere è complesso. Anzitutto devo dire una cosa, che non ho mai parlato, diciamo, c'è stata una volta in questi 3 anni in cui mi sono, fra virgolette, come piace molto agli italiani, assunto la responsabilità di una sconfitta. Poi è chiaro che la sconfitta di domenica scorsa, che è la seconda su 9, le responsabilità vanno condivise, ma non ho mai parlato di voi o di io, ho sempre parlato di noi, perché questo è uno sport di squadra. Se fossi un allenatore di un tennista parlerei di tu e di io, siccome sono un allenatore di una squadra di 11 giocatori seniores più 2 o 3 giovani, ho sempre parlato di noi. La cosa che mi interessava, siccome spesso nel mio mestiere capita, ma questo, di perdere una partita e di sentire i giocatori ridere in pullman 5 minuti dopo, perché è così, è sempre stato così e così sempre sarà, qui non è accaduto, e quindi diciamo il lavoro è stato anzitutto fisico, poi è stato tecnico, e poi è stato anche di dialogo e di condivisione di alcune opinioni, perché non siamo i primi a fare un disastro, non saremo nemmeno gli ultimi. È chiaro che il nostro compito è di lavorare affinché cose di questo genere non si ripetano. Devo dirvi a questo proposito, non so se questa mia rivelazione scatenerà ulteriori polemiche, ma di questo ho parlato anche con uno dei miei migliori amici, che è Alessandro Ramagli, che mi ha detto una cosa molto dall'alto della sua grandissima consapevolezza, esperienza e capacità. Mi ha detto una cosa che mi ha molto aiutato, e cioè mi ha detto questo: Matteo, ogni squadra ha dei problemi, non esiste, sono rarissime le squadre nelle quali la chimica interna diventa così perfetta che i giocatori accettano gli errori degli altri, perché questo è il problema fondamentale. Alessandro Ramagli mi ha fatto un esempio che mi ha molto aiutato a vivere meglio i 5 giorni peggiori da quando sono a Bologna. Per me, non rispetto a quello che dicono gli altri, dei quali mi interessa giusto. E cioè mi ha detto: Matteo, l'anno di Verona noi abbiamo fatto, credo, 26-4, se non sbaglio, e in più abbiamo vinto la Coppa Italia. I problemi c'erano, perché ci sono in tutte le squadre, però una sconfitta ogni 8 partite sostanzialmente, no? Adesso non sono bravo in matematica, ma fece sì che di questi problemi noi non ci accorgessimo mai, perché vincevamo sempre. Quando ci siamo accorti che c'erano dei problemi? Troppo tardi. Quando, dopo aver saltato il primo turno di playoff, giocammo contro un Agrigento benissimo allenato dal nostro comune amico Franco Ciani, che ci batté la prima in casa, e a quel momento deflagrò tutto. Allora, l'unica, non è una soddisfazione, ma a mente più fredda, devo dirvi che, così come tutte le altre squadre, abbiamo dei problemi, così come tutte le altre società siamo fallibili, il fatto che questa difficilissima prestazione, o meglio dire impossibile da digerire prestazione, ci abbia aiutato a capire in tempo quali sono i problemi, potrebbe essere che, se gestita nella maniera giusta, cioè in una maniera matura, consapevole e non isterica, possa essere una delle fondamenta di una nostra prestazione importante in questo campionato. Damiano? Sì, allora mi riallaccio al discorso relativo al nervosismo, no? Quindi tu parli di isteria, io ho parlato di nervosismo. E ne ho parlato anche con Fult ieri, in un'intervista che è uscita questa mattina. Allora io ti chiedo come è andata la settimana e come stai procedendo nella gestione di 2 giocatori che ho visto particolarmente nervosi nella partita contro l'Arena, che sono amici e italiani. Allora, per quanto riguarda il nervosismo generale, io credo che sia molto connesso
al fatto di, come tutte le squadre forti sono composte da tanti giocatori bravi. Molti di questi nostri giocatori bravi sarebbero inevitabilmente la prima punta di un qualsiasi altra squadra di fascia diversa dalla nostra di questo campionato. Organizzare la loro convivenza è un aspetto non semplice. Non semplice. Stai parlando per quanto riguarda l'aspetto specifico, cioè i due giocatori di cui tu hai fatto nome. Sono due giocatori che per motivi diversi hanno su di sé, loro individualmente, delle aspettative importanti. Alessandro Amici, perché questa è la prima occasione dopo tanti anni di giocare ad altissimo livello e sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Nazareno Italiano, perché ha completato quest'anno un percorso tecnico importante, facendo molta fatica, perché Nazareno Italiano ha passato le ultime tre estati, mentre molti suoi colleghi erano a Cervia, al mare, lui le passava in palestra a lavorare. E quindi sono due giocatori che in qualche maniera hanno un rapporto con la propria situazione attuale, con la propria emotività, che non è semplice. Che non è semplice. Il mio compito, siccome ho rispetto di tutti e due, così come ho rispetto di tutti i giocatori che alleno, è di cercare di guidarli attraverso un percorso di consapevolezza di sé e di consapevolezza di sé all'interno di un organismo che non può dipendere da loro. Io con loro sono stato durissimo nelle due riunioni che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto una riunione lunedì mattina alle 8 per far vedere il disastro. E poi abbiamo fatto un'altra riunione lunedì pomeriggio alle 4, come le persone normali, no? Che vanno a lavorare mattina, pomeriggio, esattamente. Abbiamo fatto un'altra riunione al pomeriggio per far vedere quello che abbiamo buttato via. Perché così come i giocatori sono diventati dei mercenari e io uno che deve dare le dimissioni, che deve essere crocifisso, che non ha il controllo della squadra, che ha bisogno di un tutore, che benissimo, fino al trentesimo ero l'allenatore che aveva vinto, come ha ammesso pubblicamente, anche personalmente, Antimo mi ha telefonato in settimana imbarazzatissimo, dicendo di Matteo non so cosa è successo. Quindi fino al trentesimo i giocatori erano i giocatori di una squadra che non aveva giocato con grande fluidità in attacco, ma che aveva tenuto una squadra che viaggiava al 44% da tre punti all'11, che aveva fatto scelte fuori dal suo patrimonio difensivo, quindi preparate per questa partita, assolutamente vincenti, tant'è vero che avevamo tenuto, credo, il miglior attacco della Serie A2 a 25 punti in 25 minuti, e improvvisamente, quindi eravamo, io diciamo un allenatore accettabile, e i miei giocatori, dei giocatori di alto livello, perché eravamo alle soglie dell'8 vinte e una persa, improvvisamente io sono diventato il peggior allenatore della storia del Fortitudo e i miei giocatori sono diventati dei mercenari. Ora tu capisci che se questo è autorizzato da parte dei tifosi innanzitutto, che sono sentiti legittimamente traditi, io non posso permettermi di fare il tifoso. E quindi devo cercare di capire cosa è successo, credo di averlo capito, stamattina l'ho comunicato ai giocatori, a voi non lo dico perché ci sono alcune cose che posso dirvi, altre che rimangono fra di noi. Ma ribadisco che se saremo tutti quanti bravi a non ascoltare gli isterici, ad essere dignitosamente vergognosi di quello che abbiamo fatto, e se rispetteremo il lavoro che stiamo facendo, perché non vi nascondo che da due settimane a questa parte stiamo lavorando finalmente bene, e naturalmente su questa mia affermazione scatteranno molte ironie, ma la realtà è che stiamo finalmente lavorando in 10, con una competizione elevata in allenamento, quindi nuovamente riassestando gli equilibri, io credo che questa possa essere la base, cioè la consapevolezza dei propri limiti credo sia la base di qualsiasi successo, no? Allora io credo che se saremo bravi a interpretare questa sconfitta in una maniera matura, a fine stagione questo potrebbe essere, fra virgolette, passatemi il termine, perché ieri io non sono andato all'allenamento perché il mio organismo mi ha chiesto di prendersi un giorno libero, perché io da una settimana dormo male e mangio peggio a causa di questa sconfitta. Quindi, siccome ho la tendenza a somatizzare le cose, ieri non sono andato all'allenamento perché stavo troppo male.
e dopo aver fatto le riunioni di lunedì, i due allenamenti del martedì, l'allenamento del mercoledì e l'allenamento del giovedì, il mio organismo mi ha dato un segnale e mi ha detto: è meglio che ti fermi. Quindi non c'è nessuno più di me che sa cosa significa stare male per una sconfitta. Ribadisco, credo che se saremo bravi tutti quanti, e io mi fido molto dei giocatori che alleno, a incanalare, a capire i motivi di questa disfatta e a metabolizzarli e a indirizzarli nella direzione giusta, questa potrebbe essere la base di una stagione ancora più importante di quella che è, perché a oggi siamo 7 vinte e 2 perse, un record che molti, diciamo che il 75%, l'80% delle squadre di questo campionato, tra il nostro girone e quell'altro, ci invidiano perché non ce l'hanno. Sempre su. Scusa, Luca, no, no. Giacomo. No. Sì, per due ordini di motivi. Primo, perché si è fatto male di nuovo, meglio dire, perché il medico, il dottor Rocchi credo si chiami, che l'ha operato alla caviglia, Matteo ha l'abitudine, da serio professionista qual è, di verificare di periodo in periodo la condizione della sua caviglia, non dei suoi quadricipiti. Lui si è infortunato prima il quadricipite di una gamba, è stato fuori un mese. Appena rientrato, sono passati 3 giorni, si è infortunato il quadricipite dell'altra gamba, è stato fuori un altro mese. Dopo 4 allenamenti sostenuti a buon ritmo, io ho ritenuto di non metterlo nei 12 contro Ravenna. Matteo ha sostenuto una visita col dottore che l'ha operato la caviglia, che dopo aver visto delle ecografie gli ha suggerito di stare ancora una settimana fermo. Però quindi è inevitabile la scelta di quei 12, però... La scelta di quei 12 era stata presa prima della comunicazione che ho ricevuto in settimana che Chillo non poteva di nuovo allenarsi e anche prima dell'eventuale arrivo di un giocatore importante, perché mi sembra giusto, molto giusto, offrire a chi ha fatto il danno la possibilità di rimediare. Su Rosselli... che non era inserito in nessuna lista, che non esiste, sembra ci sia stata questa opportunità di mercato, ne abbiamo discusso con la società, da quel momento è Cristian Pavani che si occupa della questione, ci sono delle cose politico-burocratiche da risolvere che non sono di mia competenza e quindi io non so nulla. Invece io volevo farti una domanda che è di tua competenza sempre su Rosselli. La squadra nel momento in cui ha preso lo spogliatoio, nel momento in cui ha preso di questo possibile, probabile ormai direi, arrivo di Rosselli, come ha reagito alla notizia? Secondo me molto seriamente, perché io ho detto loro, ho annunciato il probabile arrivo del giocatore, però ho detto loro che la società, con la quale c'è sempre grande collaborazione, mi aveva detto... dici chi vuoi tagliare, e io alla società ho detto che non voglio tagliare nessuno, nel senso, il dato di realtà è che abbiamo un gruppo di giocatori che in questi primi 2 mesi e mezzo di lavoro sono stati frequentemente soggetti ad infortuni. Abbiamo un obiettivo, che è quello di cercare di andare in Serie A 1, che è un obiettivo molto difficile da raggiungere e che per esempio 2 anni fa Brescia ha raggiunto facendo 4 serie da 5 partite in 10 giorni per 4 volte di fila. Io credo che in questo momento rinunciare a uno degli 11 giocatori, tenete presente che per esempio Chillo è fermo, che rinunciare a uno degli 11 giocatori fino a questo momento sarebbe un errore, perché sarebbe ridurre il nostro armamento, se mi passate questo brutto termine, cioè rischiare di trovarci nel momento dei playoff con dei giocatori che hanno dimostrato in questi primi 3 mesi una certa difficoltà ad affrontare certi tipi di carico, che è stato ancora modesto rispetto a quello che pensavamo, perché era diverso da quello degli anni scorsi, ma comunque dovevamo allenarci, cosa che abbiamo fatto molto limitatamente, perché siamo stati spesso in 5. Io non dimentico che una settimana all'inizio del campionato io ho dovuto sospendere un amichevole con Rieti perché avevo 3 giocatori in piedi. 3 ne avevo. C'era qui Tedeschi a vederla la partita. E non posso nemmeno negarvi che se uscito dal palazzetto dello sport di Rimini a una settimana dall'inizio del campionato con 3 giocatori in piedi su 10, perché Silver Brian arrivò 2 giorni prima dell'inizio del campionato,
qualcuno mi avesse detto: Matteo, sic stantibus rebus, come dicevano quelli colti, cioè stando così le cose, dopo 9 partite vorresti essere 7-2. Io non li avrei creduto, ma avrei messo la firma. Perché alla una settimana inizio del campionato io avevo in piedi 3 giocatori su 10. Va bene? Dopodiché io alla squadra questo l'ho detto. Sono molto, molto leale con chi lavora con me, è molto chiaro, lo sono sempre stato, e la mia carezza molto spesso l'ho pagata. E ho detto loro che io non taglio nessuno, che la società è d'accordo con me. Dopodiché, siccome siamo tutti consapevoli del fatto che una esasperata competizione durante la settimana, e io ho anche la presunzione di pensare che molto probabilmente dovesse arrivare Guido Rosselli, perché non ne sono assolutamente certo, non si fa più male a nessuno. Questo è un'altra cosa molto probabile. Aumenterebbero i miei problemi, perché dovrei già, per me, mettere fuori squadra uno alla domenica è una grave sofferenza, perché ho rispetto della fatica dei giocatori, ma cerco di lavorare nell'interesse della società, cosa che ho fatto fino adesso. E metterne fuori due sarebbe ancora più complicato. Però per me è una situazione complicata, ma gestibile. 2 settimane fa la Virtus è andata a giocare a Milano. Voi sapete che il forum di Milano c'ha 2 campi. In uno stavano facendo la seduta di tiro i 10 che si approssimavano a giocare, e nella palestra di sotto c'erano gli altri 9 che si allenavano. Quindi si può provare, no? Bene. Io sono disposto a provare. È chiaro altrettanto che se qualcuno dei giocatori non dovesse accettare o non dovesse sopportare, perché al di là dell'accettazione o meno c'è anche proprio un fatto personale, di uno ce la fa o uno non ce la fa. Abbiamo anche chiarito che qualora arrivasse Rosselli e qualora ci fosse questa difficoltà a convivere con questo tipo di rischio o con questo tipo di rotazione, è sufficiente venire da me e da Pavani e dire: io non me la sento, ci abbracceremo e ci augureremo le migliori fortune. Ma non ci sono né liste di acquisti né tantomeno liste di cessioni. Quindi, siccome ho sentito parlare di ricerche di un lungo da quest'estate, mai cercato, siccome ho sentito parlare di Legion tagliato, mai pensato di tagliare nessuno, noi andiamo avanti con questi. L'abbiamo deciso da tempo. Giacomo, posto? Mancinelli? Sei ripreso? Da che cosa? Dall'influenza. Ah sì, stava male. Io, tenete presente, l'ho messo l'ultimazione per avere un punto di riferimento, ma vorrei dire anche questo, a completamento, così forse speriamo di non parlarne più. Noi cominciamo la partita con Mancinelli evidentemente in difficoltà, infatti se voi rivedete i suoi 9 minuti giocati sono i 9 minuti peggiori della stagione. Era stato male tutta la settimana, però siccome il nostro capitano ha voluto giocare, io lo tolgo, e la squadra prende un vantaggio di 27 punti di scarto. Mi sembrava poco rispettoso nei confronti di chi se li era guadagnati rimettere in campo un giocatore che in quel momento non stava bene, e onestamente credevo, come l'allenatore di Ravenna, che ha tolto i suoi 4 sesti del suo quintetto, no? Cioè Montano, Giachetti, Masciadri e Chiumenti, ha messo 2 bambini, uno nel 97 e uno nel 98, più 2 americani, mi sembrava poco rispettoso nei confronti di chi aveva guadagnato quel vantaggio toglierli per farsi salvare la vita da Stefano Mancinelli. Perché noi non siamo come l'anno scorso, che avevamo Stefano Mancinelli, 2 buoni americani e i bambini. Quest'anno abbiamo Cinciarini, abbiamo Fultz, abbiamo tanti veterani che in un mondo normale, sul più 20, ma diciamo sul più 10 a 3 minuti dalla fine, perché abbiamo parlato del margine di 27 punti di scarto mangiato in poco tempo, pochi hanno parlato del più 10 a 3 minuti dalla fine, in casa. Il quintetto in campo in quel momento era McCamey, Legion, Fultz o McCamey, Legion, Cinciarini, e Pini e Gandini, credo Brian, credo che siano più che sufficienti 5 veterani di questo genere per arginare la rimonta di una squadra guidata da 2 ragazzini e un veterano e 2 americani. Questo non è successo, e quindi torniamo all'esordio del ragionamento che abbiamo fatto assieme a voi prima. Non so se hai detto, se hai detto, ho perso, il livello dell'inglese
incastro della squadra lunedì mattina, perché quando hai fatto te video una reazione alla zona della Ragusa. Guarda, adesso io non sono, faccio l'allenatore di pallacanestro, io posso parlare per me. E credo che, non so se, credo di aver più visto addirittura sbalordimento piuttosto che incazzo, nel senso non ci credeva nessuno. Dopodiché ribadisco, è accaduto, è successo, come dico spesso citando allenatori più bravi di me, società più strutturate della Fortitudo, giocatori migliori di quelli che abbiamo in un altro sport, può succedere di perdere una finale di Coppa dei Campioni dopo essere stati avanti 3-0 alla fine del primo tempo? No? Succede, è successo già? Cioè, il nostro è il primo caso nella storia dello sport in cui una vittoria certa diventa una sconfitta? No. Beh. Allora, stante che questo è accaduto, adesso lo mettiamo da parte, abbiamo ancora 21 partite da giocare, abbiamo un primo obiettivo da raggiungere che sarebbe giocare le Final Eight di Coppa Italia, poi abbiamo un secondo obiettivo da raggiungere, entrare nei play-off, possibilmente nei primi quattro, poi abbiamo un terzo obiettivo da raggiungere, quello di cercare di andare in Serie A. È chiaro che non possiamo fermarci perché abbiamo giocato 10 minuti disastrosi in una partita che conducevamo di 20 punti di scarto. Questa è una cosa che ci tengo a dire, perché per quanto grave sia stato l'errore che abbiamo fatto tutti quanti, questo non può essere un errore che pregiudica l'esito di una stagione intera. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.